Facciamo un applauso anche a quelli a cui sarebbe servito fare un po' di servizio militare per imparare l'educazione. Un po' di volontariato in parrocchia, un po' di volontariato con gli anziani. Però abbiamo approvato il fatto che l'educazione civica torna materia di studio obbligatoria a scuola. Perché laddove non arrivano la mamma e il papà, e lì non ci sono arrivati la mamma e il papà, arrivano la maestra e il professore. Comunque vi voglio dire grazie, perché questa è la dimostrazione che abbiamo già vinto. Se ai centri sociali rimane solo il casino, vuol dire che abbiamo già vinto. Quindi mi spiace, perché donne e uomini in divisa in terra di Calabria sono impegnati giorni e notte per inseguire mafiosi e ndranghetisti, non per tenere a bada quattro figli di papà viziati e maleducati. Però guardiamo oltre, anche perché oggi abbiamo cominciato stamattina a Policoro con un'accoglienza incredibile e tanta voglia di cambiare. Abbiamo proseguito nel pomeriggio a Isola Capo Rizzuto con un abbraccio di centinaia di persone che chiedono una Calabria con più strade, ferrovie, porti e aeroporti. Chi è qua a contestare dov'era quando la sinistra per anni ha rubato i soldi dei calabresi non facendo niente, non facendo strade, non facendo ferrovie, non facendo ospedali? E quindi evidentemente è più comodo pensare che sia sempre colpa di qualcun altro. Noi ci stiamo mettendo l'anima per dare un futuro a 60 milioni di italiani e per permettere anche a migliaia e migliaia di donne di Calabria che oggi purtroppo per una pessima politica ogni anno devono prendere il treno e l'aereo per andare a farsi curare negli ospedali delle altre regioni d'Italia, che possano rimanere qua a farsi curare in ospedali decenti, con strade decenti, scuole decenti, università decenti. Chi fischia evidentemente non ha problemi di liste di attesa, non fa la strada statale 106 che non è degna di un paese civile. Dove sono finiti i soldi della regione invece di investire in strade, in scuole, in ospedali? L'abbiamo visto nelle ultime settimane dove sono finiti. L'abbiamo visto nell'inchiesta di Isola Capo Rizzuto, un business che faceva comodo a quella gente che c'è lì in fondo con la bandiera della pace. Sono orgoglioso di aver fermato gli sbarchi, perché l'immigrazione clandestina era una mangiatoia per ladri, false cooperative, miliardi di euro. Però siccome siamo in democrazia, quando vinceremo le prossime elezioni e continueremo a tenere i porti chiusi, se qualcuno di quei signori da centro sociale vuole ospitare 10 clandestini a casa sua, lo faccia a sue spese. Lo faccia a sue spese. Tutti a casa vostra. Tutti a casa vostra, visto che non ci sono problemi di disoccupazione, di precarietà. Questo è quello che gli italiani ci stanno riconoscendo, io ne sono orgoglioso. Stiamo già ragionando dell'Italia che sarà, un'Italia dove si le regole, la disciplina, la certezza della pena tornano a essere dei valori, la famiglia torna a essere un valore e i bambini nascono se ci sono una mamma e un papà, e vengono adottati se ci sono una mamma e un papà. Altre cose le lasciamo ad altri. Rispetto, lotta alla mafia, alla camorra e all'andrangheta, paese per paese. Io mi ribello al fatto che la Calabria possa essere citata da alcune televisioni tedesche come la patria dell'andrangheta.
Io non avrò pace fino a che non avremo messo in galera l'ultimo delinquente che inquina questa terra e ruba il futuro ai figli della Calabria, che devono poter rimanere qua a lavorare, a costruirsi un futuro e a mettere su famiglia. Diamo fastidio, diamo evidentemente fastidio. Ed è per me il regalo più grande quando c'è qualcuno che dice mai con la Lega, e la Lega anche in Calabria è diventata primo partito in tante province calabresi. Voglia di onestà, voglia di cambiamento, voglia di sicurezza, voglia di rispetto e di disciplina. Questo è, non da parte di tutti. Certo, noi ci stiamo impegnando per dare lavoro. E lì c'è gente che non ha tanta voglia di avere lavoro. Calabresi e poi al resto del mondo. E questo va lavoro. Ma perché è giusto così? E solidale, però con 5 milioni di italiani poveri su due, un ragazzo su due non ha lavoro. Non è mio diritto, è mio dovere spendere i soldi che ho per dare lavoro prima a quei ragazzi calabresi e poi a chi sbarca domani mattina. Prima vengono gli italiani. E anche nelle ultime ore ho firmato personalmente 2 divieti di ingresso nelle acque italiane a 2 navi straniere cariche di immigrati. Portateli a casa vostra. In Italia abbiamo già dato, abbiamo già accolto, abbiamo già speso. Questo è. Ma sono anche stonati. Sono anche stonati. Almeno l'altra sera cantavano Bella Ciao, ragazzi. Forza, dai, se no non vi mandiamo a fermarci. Per ridare orgoglio al grande popolo italiano. Non siamo secondi a nessuno. Non siamo secondi ai francesi, ai tedeschi, ai lussemburghesi. Avete un mare incredibile, delle spiagge incredibili. Ma se chi vi ha governato per 50 anni non ha costruito le strade per arrivare in queste spiagge, come si fa a lavorare da queste parti? Ferrovie, io ho visto 2 aeroporti che non si possono chiamare aeroporti. Io rispondo quotidianamente a tanti calabresi che mi dicono: ministro, ci porti degli ospedali come nelle altre regioni italiane, e se ci date una mano gli ospedali calabresi avranno la dignità che devono avere degli ospedali, perché il diritto alla salute viene prima di tutto e di tutti. E se l'Europa ce lo fa fare, bene, altrimenti lo facciamo lo stesso, perché prima viene il diritto di curarsi degli italiani, il diritto a partorire, il diritto a fare la chemioterapia qua. Quante volte, mentre sti deficienti fanno casino, io ho parlato con donne di Calabria che prendevano l'aereo nel 2019 per venire a farsi la chemioterapia al San Raffaele a Milano. È indecente. Dovete aiutarmi a mandare a casa a calci i politici che hanno disastrato questa terra, che hanno distrutto gli ospedali. Non puoi fare 1000 chilometri per fare la chemioterapia, non è giusto, perché anche qua si pagano le tasse e si devono avere i diritti che c'è ovunque e ci sono ovunque. Non promettiamo miracoli, però promettiamo serietà, concretezza. L'avete visto in quest'anno di governo. Pensate un po' ai telegiornali degli anni scorsi. L'immigrazione nessuno riuscirà a fermarla. Nessuno fermerà i barconi, è un fenomeno epocale, ne arrivano 100.000, 200.000. Io ricordo alcuni anni in cui c'era il governo la sinistra, in un weekend ne sbarcarono
fra Calabria, Sicilia e Sardegna, 13.000. 13.000 in un fine settimana. Quest'anno, grazie alla nostra... Bisogna essere scemi. Però è andata male, mi sa che passerà qualche ora di discussione, perché ci sta a star lì a urlare. Ma danneggiare un bene pubblico o privato non è buona educazione. Non è buona educazione. E torno a dire quello che ho detto all'inizio: se sono arrivati al punto da danneggiare gli impianti elettrici, vuol dire che la nostra battaglia di civiltà e di libertà, amici, la stiamo vincendo. La stiamo vincendo. Si vanno lì a rompere con la violenza quello che non è loro. D'altronde, aspetto, dopo aver bloccato gli sbarchi, di chiudere un po' di campi rom e di centri sociali da queste parti in Italia, la cui utilità è uguale e pari allo zero. Zero. Contributo all'evoluzione della specie umana portato da campi rom e centri sociali, zero. Zero. Però è ripartita la voce. Qualcuno dopo vuole fare una foto? Non ho fretta, domani sarò a Taormina, a Catania, a Siracusa, lunedì a Ragusa, poi lunedì sarò a Roma, e questo lo do per chi domani sotto l'ombrellone leggerà un giornale o guarderà il telegiornale. Se sentite nei prossimi giorni qualche politico che dice non c'è fretta di andare in Parlamento, non possiamo convocare i parlamentari perché è Ferragosto e sono in vacanza. Traduzione: non vogliamo mollare la poltrona. I parlamentari, se sono in vacanza, alzano il sedere e vanno in Parlamento anche a Ferragosto, come fanno altri lavoratori italiani. Quelli che nei prossimi giorni vi diranno aspettiamoci tempo, tradotto vuol dire abbiamo paura di perdere la poltrona. Il signor Matteo Renzi, che ha già fatto danni e danni al governo, non vuole mollare la poltrona. Se ci date la forza, cambia mestiere e non andrà più al governo per il resto della sua attività politica. Li abbiamo già provati, quindi adesso guardiamo avanti. I giornalisti mi chiedevano se abbiamo già i nomi dei candidati che guideranno la Calabria a tornare a essere una regione laboriosa e orgogliosa. I nomi non ce li abbiamo, ma già, abbiamo già in testa la squadra, le idee, il programma. I nomi vengono alla fine. Quindi se voi ci date una mano per questo paese, come per voi. Io penso che voi a casa abbiate figli, abbiate nipoti. Io ho cominciato a fare il ministro perché ritengo miei figli 60 milioni di italiani, e voglio restituire onore, orgoglio, ricchezza e lavoro a questo paese. E sono disposto a dare la vita e andare fino in fondo pur di restituire all'Italia quello che spetta all'Italia, quello che ci hanno lasciato i nostri nonni, che sono andati all'estero a lavorare. Quando vado in televisione mi sento dire, magari anche da qualcuno di questi maleducati, e però bisogna accogliere gli immigrati, perché tanti calabresi sono andati all'estero. Non confondete i calabresi e gli italiani che sono andati nel mondo a faticare senza che nessuno gli regalasse niente, senza che nessuno gli pagasse l'albergo o gli desse 30 euro al giorno. Fatica e lavoro hanno portato gli italiani all'estero. E io questo pretendo che portino in Italia coloro che arrivano in Italia. E attenzione, le porte di Soverato, di Milano o di Roma sono aperte a donne e a bambini che scappano dalla guerra. Perché quando parlo di italiani, intendo per italiani anche i tanti immigrati regolari che sono qua, pagano le tasse, rispettano le regole e mandano i figli a scuola. A me non interessa il colore della pelle,
a me interessa il modo di pensare, di essere, di amare, però se ti apro le porte di soverato della Calabria dell'Italia e poi ti becco a spacciare droga, oppure cominci a dire non mi piace il Natale, non mi piace il crocifisso, non mi piace il presepe, torna a casa tua e fai quello che vuoi. Non siamo noi a dover cambiare il modo di vivere e di ragionare. Noi diamo rispetto ma chiediamo rispetto. Non mi piace il peperoncino, vai a casa tua e fai quello che vuoi, nessuno ti obbliga a mangiare il peperoncino. Quindi diamo rispetto ma chiediamo rispetto. Se voi siete pronti a continuare questa battaglia, che non sarà facile, perché abbiamo parecchi avversari potenti a Parigi, a Berlino, a Bruxelles, nelle banche, nelle grandi multinazionali, nelle redazioni dei giornali, dei telegiornali, i potenti li abbiamo quasi tutti contro, ma io gli lascio i potenti a Parigi o Berlino e mi tengo ben stretti milioni di italiani che ci stanno dando una mano a cambiare la storia di questo paese. Viva la Calabria, viva l'Italia, grazie per quello che faremo insieme e riprendiamo per mano questa splendida terra, per noi e per i nostri figli, fino alla fine. Grazie, grazie, grazie. Grazie di cuore. Questa piazza della notte di San Lorenzo la porterò con me per mesi e mesi, e mi date la forza di riprendere la battaglia a Roma, di vincerla, di mandare a casa gli incapaci e di restituire l'Italia agli italiani. Grazie amici. Ministro, inquadratura.